Garcia in bilico, di chi le maggiori responsabilità di un Napoli che sembra un po' alla deriva, De Laurentiis, Garcia o degli stessi calciatori? Partiamo, ne parliamo insieme. Eccoci cari amici, proseguiamo con lo sport, con Marte Sport Live. Chi vi parla è Dario Sarnataro, saluto Gianluca Gifuni, mi ha preceduto, che vi ha fatto la domanda nel finale: esonereste o meno Garcia? Ve la riproponiamo insieme a quello che abbiamo già proposto via social, cioè terzo capo interno del Napoli in 10 gare. Tra l'altro nelle 3 gare più difficili che il Napoli ha affrontato, con Lazio, Real Madrid e Fiorentina, con l'aggravante di 3 gare interne peraltro. Meno 7 dalla vetta, meno 3 dalla Champions, meno 6 punti rispetto all'anno scorso. Di chi le maggiori responsabilità? De Laurentiis, Garcia o i calciatori? 339-666-9990, io dico la mia rapidissimamente, poi c'è subito l'ospite. Io penso che De Laurentiis ovviamente abbia la responsabilità di aver scelto Garcia, di non aver dato tranquillità alla squadra con la questione rinnovi e altro di 4-5 elementi, e ovviamente anche per le scelte di mercato. L'allenatore Garcia ha grosse responsabilità per me, in 3 mesi ha letteralmente demolito il sistema di gioco e la mentalità vincente con messaggi conservativi, speculativi, provinciali, in contrasto con la vocazione chiaramente offensiva di questa squadra, che ha ovviamente una porzione di responsabilità. Sono leggermente appagati, sono frustrati, sicuramente troppo nervosi, perché 3 proteste di Politano, Quaraschelli e Osimhen, come ha detto anche Gianluca poco fa in diretta, sono troppe. Appaiono però gli azzurri senza idee, confusi, senza sicurezze, esattamente specchio del proprio allenatore, che anche dal punto di vista della comunicazione davvero è fa cadere le braccia. Sembra essere tornato negli anni 80. Si parla di determinazione, di grinta, di cazzimma, non c'è mai un'analisi tecnico-tattica, solo un'analisi di un allenatore che sembra essere degli anni 80, non del 2023, anni 80 anche di scarso livello, francamente. Se ci fosse il profilo giusto, io lo cambierei, io Dario Sarnataro. Non so voi, e non so Maurizio Pistocchi, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Hai sentito cosa dicevo? Non so se sei riuscito a sentire. Hai detto molte cose. Sì, infatti. E molte cose sono vere, ma non bisogna esagerare nell'addossare tutte le responsabilità al tecnico. Infatti ho fatto una divisione, no? Anche sì, delle... l'hai fatta correttamente. Cioè, è uno scaricabarile troppo comodo. Io non posso essere tra quelli che vengono tacciati di situazionismo, nel senso che avevo espresso, e tu lo sai, le mie perplessità su Garcia già in estate. Assolutamente. Perché? Perché le ultime esperienze non erano state esaltanti, perché veniva da un esonero in Arabia Saudita, perché avevo visto gli allenamenti ai tempi di Roma e mi sembrava che non fossero così minuziosi, così accurati come quelli ai quali ci aveva abituato, diciamo, Spalletti. Quello che si vede di questa squadra è che sembra uno di quegli alunni che si ricorda a memoria un po' della lezione, ma nel momento in cui le domande del professore diventano difficili non sa più cosa rispondere. Se le ha dimenticate le cose. Se le ha dimenticate le cose. Ecco. Napoli ieri ha fatto 20 minuti buoni, sbagliando le rifiniture, ma buoni. Ha preso un gol assolutamente evitabile su una situazione di gioco che è preparata, va preparata. Tu non puoi consentire un cross così libero senza contrattare. Infatti è abbastanza leggibile anche, no? In questo senso. No, molto leggibile, ecco. Molto leggibile. Oggi un sacco di tifosi del Napoli danno la colpa a Meret perché ha preso un gol sotto le gambe. Se i gol lì li hanno presi tutti i portieri, li ha presi Goff, li ha presi Albertosi, li ha presi tutti. Cioè non è da lì che si può dare una valutazione su Meret. Su altre cose sì, ma non da quel gol preso lì. Quello che ho visto io è che sicuramente la partita è cambiata con la sostituzione di Anguissa. Uscito Anguissa, la sostituzione più logica era dentro Cajuste, perché scusami Maurizio se ti interrompo, perdonami, tu tra l'altro su Pisto Gol, Pisto Trattino Basso Gol su Twitter ci sono sempre analisi molto interessanti, compresa questa. Ma Elmas non può giocare a centrocampo, cioè non può giocare mai a centrocampo Elmas, cioè è sparito dal radar completamente insieme a Mario Rui, peraltro non è mai stato utilizzato da centrocampista se non pochi istanti con Real Madrid.
Per cui tu dici, tornando, per carità, ti restituisco la parola, Anghissa fuori per infortunio doveva entrare un centrocampista, Cagliusto o Elmas, dico io, però non so cosa ne pensi tu. Sì, Cagliusto e Elmas vanno bene tutti e due, sono due giocatori diversi. Cagliusto è più un giocatore, diciamo, con le caratteristiche vicine ad Anghissa. Io Cagliusto lo conosco da quando giocava nel Micina. L'ho visto tante volte, secondo me è un buon giocatore, certo va messo in una situazione anche tattica che lo agevoli, invece il passaggio lo sbaraglio va, diciamo, anche lui. Invece il passaggio al 4-4-2, perché togliamoci dalla testa un discorso, non è 4-2-3-1, perché la Spalloria è una punta, l'ha detto anche lui in televisione, ha detto anche, addirittura, che lui gioca bene, si sente una prima punta. Quindi mettere dentro la Spadori con Osimè e togliere un centrocampista è stato, a mio modo di vedere, un errore in quel momento della partita, perché Napoli aveva l'iniziativa, anzi, oltre ad avere l'iniziativa, aveva creato anche delle opportunità sbagliando le finalizzazioni. Tra le altre cose, secondo me c'era anche sul risultato di 1-0 c'era anche un rigore evidentissimo su Osimè. L'avversario Martina Quarta che addirittura fa nato addosso sbagliando completamente il tempo dell'intervento, ma che la penna fosse mediocre lo si è visto due minuti dopo, quando non ha punito un fallo su Raspadori al limite dell'area, fallo evidentissimo intervento, io quella conclusione di sinistro di Raspadori, sì, è certo, ha tirato fuori perché è stato questo intervento di scivolata, ha messo veramente in difficoltà. Detto questo, la partita è cambiata lì con la sostituzione di Anghissa, e dopo si è visto un brutto Napoli, francamente. Si è visto un Napoli discontinuo, frammentato. Quello che va, come si può dare come attenuante a questa squadra, è il fatto che i due difensori centrali che hanno giocato ieri sera sono uno nuovo, è appena arrivato, Nathan, che secondo me ha fatto anche una discreta partita, l'altro Ostigard dovrebbe essere più centrato sui movimenti della linea. Ecco. Io ho visto una squadra che si allunga troppo, con una linea difensiva che non sa come muoversi, non sa se indietreggiare o avanzare. Spesso allora, indietreggia, no? Anche questa volta, come già insieme ne abbiamo parlato, esatto, del gol quasi di Samardzic, di Bellingham. Quasi sempre indietreggia, si porta l'avversario dentro l'area. La chiave tattica che aveva dato in passato Spalletti a questa squadra era: riconquistiamo la palla avanzando, non abbassandoci. Esatto. Adesso anche forse squadra, Maurizio, in ossequio alla vocazione di questa squadra che ha difficoltà proprio mentali, sicuramente anche di caratteristiche, a correre all'indietro, a indietreggiare, deve guardare avanti per rendere al meglio anche difensivamente. Questa squadra dai tempi di Sarri è una squadra che preferisce il 4-3-3 ed ha come mentalità quella di arrivare in porta con il fraseggio, quindi mantenendo il controllo del pallone. Oggi è diventata una squadra che cerca troppo la verticalizzazione, a volte ho visto anche ieri sera ci sono delle giocate totalmente superflue, palle, ho visto, non so, per dirvi, 4-5 palloni buttati in profondità in situazioni in cui l'avversario è molto avvantaggiato, perché tu sei spalle alla porta, devi attaccare uno spazio che è molto, molto coperto, molto ristretto, come se questa squadra avesse fretta, cioè non avesse più fiducia nelle sue qualità, cioè nelle qualità che dimostra peraltro nell'arco della stessa partita, perché ripeto, nei primi 20 minuti il Napoli è stato meglio della Fiorentina. Poi vai a vedere questa partita e tu dici alla fine, perso 3-1 in casa, sì, ha preso altri 3 gol dopo che ha preso da Real Madrid, sì, ci sono delle situazioni che potevano essere gestite in un'altra maniera, sì, consideriamo anche il fatto che il gol del 2-1 che ha cambiato l'incontro viene da un rimpallo, cioè su una palla ovviamente che non va mai lì. Certo, possiamo fare tutto un sacco di analisi, no? Ma la più importante secondo me è su come gioca questa squadra e che identità aveva. Ma se ti dico, infatti, su questo, Maurizio, prima di salutarsi, ti dico che il Napoli certamente può rientrare anche in maniera, diciamo, non dico agevole, ma non con troppe difficoltà in zona Champions, perché è appena a 3 punti.
che appunto non è una situazione disastrosa neanche in Champions League, ha la possibilità di qualificarsi agli ottavi, ma che i segnali in 10 partite, direi in 7 su 10, sono molto più negativi dei risultati, quindi non confortano, non incoraggiano a pensare positivo per il futuro, sbaglio? Cioè no, prestazioni peggiori dei risultati, ecco questo quindi. Non sbagli, perché le prestazioni vanno sempre analizzate nei 90 minuti, e quindi anche se tu fai come con Real Madrid un secondo tempo da protagonista, però hai sbagliato il primo. Sì. Se tu fai come ieri con la Fiorentina, i primi 20-22 minuti di gioco fatti molto bene e poi sbagli in delle situazioni molto leggibili, prendi un gol che non devi mai prendere, ne prendi altri due, uno su un rimpallo e uno vabbè in contropiede al 95esimo, quello non conta niente, ma vuol dire che non ci siamo dal punto di vista proprio dell'organizzazione di gioco. Adesso io non so che decisione prenderà De Laurentiis. Parlare di esonero di un allenatore dopo 8 giornate è antipatico, ma bisogna farlo, nel senso che le valutazioni che un dirigente deve fare sono sempre legate. Tu saresti alla... così domanda proprio saresti per l'esonero? Lo so, non è facile. Io sì, dico subito, io sì. È una situazione complicata soprattutto perché non ci sono tante alternative. Quello è vero, il profilo giusto non c'è. Non c'è un profilo ideale, nel senso che se io dovessi scegliere, se io fossi dirigente del Napoli, prenderei Farioli, l'allenatore del Nizza, che però probabilmente non viene via da Nizza nel momento in cui è terzo al campionato. Che tu dici che Conte chiaramente, a parte il discorso economico, è un discorso anche tattico. No, lascerei stare, no, Conte difesa 3-5-2, no, lasciamolo stare, Conte dov'è, che tra l'altro quest'anno si riposa, poi l'anno prossimo tornerà in pista. A me piace molto Lopetegui. Che ha quelle caratteristiche. Lopetegui ha la stessa idea di gioco che aveva Spalletti, che aveva Sarri prima, è un allenatore diciamo che insegna calcio dal punto di vista anche tecnico e didattico. Se dovessi vedere quelli che sono disponibili, come ti ho detto, l'unico libero tra quelli che mi piace è Lopetegui. Poi ripeto, le scelte di esonerare un allenatore sono scelte molto dolorose e faticose, è che vero, una società deve fare solamente se si rende conto che l'allenatore non ha in mano la squadra. Maurizio, è sempre un grande piacere e un onore parlare con te di calcio, un abbraccio forte e a presto. Grazie a noi. Grazie a Maurizio Pistocchi, pubblicità. Marte Spot Live. Napoli. Marte Spot Live. Eccoci tornati, momenti di riflessione in casa Napoli sul futuro di Garcia. Voi cosa ne pensate? Allenatore sarà Conte, lui non deve mollare, funziona anche con la canzoncina, scrive questo amico. Poi ancora, adesso sarà più facile per un allenatore venire a Napoli, visto che non viene per proseguire il lavoro di Spalletti, ma per cambiare il lavoro di Garcia. Garcia va immediatamente esonerato, il pensiero di Mario. Non so cosa ne pensa invece il nostro opinionista, collega di Sky, Francesco Modugno. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Buongiorno, allora non ci sono novità al momento, sembra che possa proseguire ancora Garcia per 3-4 partite, ma ci sono momenti di riflessione, cosa ci puoi dire dalle tue informazioni? È un momento di riflessione. Prosegue, non è chiuso la riflessione, insomma. Io penso sia un momento di valutazione, di riflessione, di incontri anche questa mattina, evidentemente. C'è una certa preoccupazione perché i segnali che stavano arrivando erano considerati incoraggianti. Le ultime prestazioni avevano lasciato presagire un percorso che potesse riportare questa squadra a ritrovare un po' se stessa. Invece la prestazione di ieri, piena di errori, un Napoli che definirei quasi smarrito, confuso. Evidentemente ha costretto la società ad una considerazione più ampia, quindi quando è così è chiaro che nel calcio poi l'allenatore finisce per essere sempre in discussione. Quando le cose non vanno non è soltanto mai colpa chiaramente di una sola persona, però il Napoli di ieri evidentemente è una squadra che
che necessita di qualcosa di differente. Allora, Francesco, eventualmente, con Garcia eventualmente, esatto, o anche con un altro allenatore, però questa è una squadra che ha valore, che ha potenziale, che ha, aveva e ha consapevolezze, che aveva certezze. Ecco, ieri, caro Francesco, intervengo in te per farti due o tre domande a raffica su quello che è emerso ieri anche dal punto di vista della comunicazione. Eri presente in conferenza stampa, nella sala stampa del Maradona, hai fatto anche una domanda molto giusta dicendo a Garcia: questo Napoli, questi ragazzi hanno perso certezze, sembrano confusi, senza idee, vedendo il Napoli che prende palla, stoppa il Napoli, i giocatori del Napoli. Non sa chi darla, perché non sanno cosa fare, a differenza della Fiorentina che sapevano sempre cosa fare, il lavoro di Italiano, ma soprattutto poi anche il nervosismo, diciamo poco fa, dopo Kvaratskhelia e Osimhen, anche Politano ha mandato a quel paese Garcia per un cambio sbagliato, Di Lorenzo in intervista li ha rimproverati, però segno che non c'è, non dico non c'è, Di Lorenzo ha detto non ci sono frizioni con Garcia, però non c'è una grande empatia con l'allenatore. La squadra in questo momento è più arrabbiata, frustrata e nervosa perché non riesce a vincere, non riesce a giocare come sa, o invece non è proprio d'accordo con quello che sta facendo Garcia? Con tutto, chiudo, perdonami, che mi sembrano ragazzi, a differenza dell'epoca, diciamo, ancelottiana, provano a seguire Garcia, ma non sono convinti di quello che fanno, con tutto che hanno cambiato qualcosina. Di base non c'è serenità, questa è una squadra che non è tranquilla perché sa di essersi smarrita, di essersi persa, sa magari che sta dilapidando quel patrimonio di certezze tattiche, ma ti dico anche mentali, che aveva e che pensa ancora, perché chiaramente la disponibilità a seguire l'allenatore nessuno la mette in discussione, parliamo di professionisti. Poi qui questo amico scrive una cosa interessante, scusa Francesco, non c'è stima, ecco, può essere che il termine giusto sia questo, provano a seguirlo ma non c'è stima e non c'è fede in quello che propone Garcia, cioè non ci credono. Stima è una parola grossa, magari può starci una non totale condivisione, perché questa squadra ha un patrimonio di conoscenze, una visione di un calcio, ha avuto una visione di un calcio, lo sviluppo di un calcio che magari Garcia non sente proprio, perché poi legittimamente ciascuno la vede a modo proprio, e quindi magari può starci più o meno inconsciamente una non condivisione totale, da qui sì. Perciò dicevo lo smarrimento, la confusione, l'interesse è sempre unico, per carità di Dio, quando vinci fa bene a tutti, al club, all'ambiente, all'allenatore, ai giocatori, però è chiaro che la squadra fa fatica a recepire, ad interpretare quello che è il calcio di Garcia. Abbiamo lanciato un sondaggio sui social, caro Francesco. In questo momento il Napoli, come abbiamo detto tante volte, si trova in una situazione non drammatica dal punto di vista sportivo, i drammi sono altri per carità, però comunque è il terzo KO interno in 10 gare ufficiali, con le tre squadre più forti, chiaramente molto più forti di Frosinone, Genoa, Bologna, Lecce, Udinese e anche il Sassuolo che il Napoli ha affrontato, e meno 7 dalla vetta da campione d'Italia, e meno 3 dalla Champions, zona Champions, e meno 6 punti rispetto all'anno scorso. Le maggiori responsabilità sono di De Laurentiis e della società per le scelte di mercato e di Garcia? Sono dello stesso allenatore o sono dei calciatori, secondo te? O è un tutt'uno? Le responsabilità, dici? Sì. Ma sai, secondo me in un'analisi lucida, la nostra, che non può mancare, non possiamo, non dico non suddividerli in parti uguali, perché se tu vuoi fare 33 33 33, poi c'è quell'1% che è un po' sposta l'equilibrio. È chiaro che i giocatori sono quelli che vanno in campo e il rendimento loro è sotto gli standard qualitativi che a cui siamo abituati. L'allenatore fin qui non è riuscito sicuramente a far passare la sua idea. C'è una società che quest'estate probabilmente, sicuramente, forse voleva altro, tant'è che aveva cercato altro. Luis Enrique, Italiano, Thiago Motta, no? Vedi, ma erano profili completamente diversi. Quando si diceva quest'estate
Garcia l'allenatore della continuità, non era così, erano i numeri, ma i numeri sembra quasi che De Laurentiis sia andato su Transfer Market. Vediamo chi gioca il 4-3-3, questo non ha detto di no, quest'altro no. Andiamo da Garcia, insomma, che modo è di scegliere, ma non è calcio balilla, appunto, poi c'è appunto l'interpretazione, c'è l'atteggiamento, c'è lo sviluppo delle idee. A me sembra essere tornato negli anni 80 con Garcia che in conferenza e torna alla comunicazione, Francesco. Quando dice il Napoli non ha Katsimman, doveva fare i falli in più, ha fatto solo 4 falli in casa, se non andavano delle cose bisogna mettere più energia, ma sembra un essere tornati dall'epoca della Bonanni del presidente Bellomo, o comunque di allenatori che avevano una preparazione diversa, al di là del discorso che erano più o meno, ma diversa, antica rispetto al calcio di oggi. Sembra essere tornati agli anni 80, quando sentivo degli allenatori, non faccio nomi, che parlavano di grinta, di determinazione, di falli e non di questioni tecnico-tattiche. Allora, non è chiaramente un fine comunicatore. Non è un fine comunicatore. Ma la pensa così, quello è il problema. Il problema è che la pensa così, non è solo un errore di comunicazione. Vari ne ha fatti questi. Non è un fine comunicatore perché un paio di scivoloni ci sono stati. Ma ti dico di più, una cosa che più mi fa riflettere è che questa squadra, per qualità, per livello, per mentalità, per quanto fatto vedere, mai è stata associata ad un calcio fisico, di una squadra che doveva dare qualche calcio in più. Si sapeva, magari, purtroppo, è un limite, magari, però veniva coperto da un certo tipo di calcio. Ma eravamo abituati a vedere qualche calcio in più al pallone, nel senso che c'era sempre il Napoli. I calci devono darle gli altri, perché appunto il Napoli era offensivo e giocava in un certo modo. Perché non li prendevano. Esatto, perché non li prendevano. Quindi ridurre tutto l'analisi ad un Napoli che doveva essere più aggressivo, più cattivo, più cattimoso, parola che ormai non sopporto più, anche perché quando non è detto dai napoletani c'è sempre un'accezione che secondo me non è sempre calzante. Però abusatissimo, inflazionato, secondo me dovremmo imparare ad essere un po' più rigorosi nel tenercela solo per noi. Però faccio fatica a ridurre il Napoli ad una prestazione caratteriale. Esatto, a me è sembrata un allenatore degli anni 80 che parlava di una squadra che doveva salvarsi. Se non facciamo 3 partite, 3 vittorie consecutive, se non facciamo i falli, non riusciamo mai ad andare dall'altra parte. La squadra si deve salvare, sembra. Eravamo abituati a farne 8, 9, 10 di vittorie. No, ma sono segnali che secondo me incidono sulla mentalità della squadra. Per questo io penso che lui abbia demolito in 2 mesi, e ripeto, la scelta dell'allenatore è di De Laurentiis, la questione dei rinnovi, altre situazioni sono della società, i calciatori hanno delle responsabilità, però Garcia ha demolito in 2 mesi la mentalità vincente e il sistema di gioco del Napoli. Io vado oltre, io penso che anche tutto l'ambiente ne abbia risentito, perché anche quando abbiamo riscontrato dei segnali evidenti di progressi, che gli vanno riconosciuti i tentativi, il lavoro, parliamo di un professionista, di un uomo per bene, poi ciascuno ha il suo profilo, per carità, parliamo di cose professionali, esatto, però quando abbiamo tutti noi registrato dei progressi e un po' ce ne siamo anche vantati, anche le sconfitte qui le abbiamo celebrato, è perché il livello delle aspettative è incredibilmente sceso all'improvviso. Cioè, il livello delle aspettative, la pretensione, si può dire italiano, sì, forse, però la pretesa di volere, di vedere e di essere abituati a un certo tipo di Napoli improvvisamente è crollata, e quindi ci siamo un po' accontentati di quei piccoli segnali incoraggianti di una squadra che però, come dici tu, ha battuto avversari di strutture di forza assolutamente inferiore, tant'è che le 3 partite vere le perse male, infatti dicevo poco fa con Pistocchi, e poi ti saluto Francesco, ci sentiamo in settimana, che i segnali che arrivano dalle 10 partite, anche lasciando 2 direi, sono forse 3, diciamo Sassuolo, Lecce, Udinese, sono peggiori dei risultati che poi il Napoli ha acquisito, e quella è la cosa che è più preoccupante secondo me. Anche la sconfitta al Real Madrid, l'ho detto anche mercoledì, con un primo tempo in cui il Napoli era clamorosamente in soggezione ingiustificata, entrava nella scia di quel segnale negativo oltre i risultati, no? Sì, assolutamente sì. Io ti dico, culturalmente non sono mai per il cambio allenatore, ma stavolta io sì, perché penso che la continuità gestionale, relazionale,
diciamo, lavoro possa sempre poi portare dei benefici. E in questo momento secondo me la riflessione ci sta, è giusta, perché i momenti difficili ci sono per tutte le squadre, per tutti gli allenatori, però secondo me il Napoli ha il dovere di guardare la prospettiva. C'è una semina tale che fa pensare a qualcosa, ecco, di meglio, e io questa semina non la vedo. Un abbraccio Francesco, ci sentiamo in settimana ovviamente, un abbraccio forte. Un abbraccio a voi, ciao. Grazie Mario. Al nostro moschettiere dei quattro, no? Che abbiamo, i quattro dell'Ave Maria, i nostri opinionisti, Francesco Modugno, collega di Sky. Ci fermiamo tra un po' con noi Antonio Floro Flores, anche con Pasquale Tina, per capire un po' tutta la situazione. I vostri messaggi tantissimi al 339-666-9990. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. Sempre in diretta anche sul canale 183 della TV, saluto Mario Palligiano in regia, forse non l'avevo ancora fatto, auguri per ieri, per il compleanno del nostro Mario. I vostri messaggi, tantissimi, leggo giusto un paio e poi andiamo ai nostri ospiti. L'errore più grande di ADL è stato dare in pasto allo spogliatoio un allenatore che i giocatori sanno essere la nona decima scelta, non è il carisma, è il rispetto della squadra. Carisma certamente non ce l'ha, io non penso non abbia il rispetto, ma non viene seguito, cioè non ha la stima, sono d'accordo con l'amico di prima. I ragazzi ci provano a seguirlo, hanno trovato anche un compromesso, no? Con le partite con Lecce Udinese, nel modo di giocare anche col Bologna, ma non condividono le scelte, ecco. Questo amico scrive: mi chiamo Rosario di persempre Napoli.it, saluti. Anche al di là che sono d'accordo sul sollevare dall'incarico il tecnico Garcia, ieri ha distrutto quelle poche certezze che aveva questo gruppo. Ti chiedo come vedi l'eventuale sostituzione per continuare il famoso percorso del 4-3-3 con Semplici. No, non la vedo, con tutto il rispetto per Leonardo Semplici, non la vedo bene, questa almeno. Il presidente è un grande imprenditore, probabilmente esonera Garcia, che continuando così rovina il business. La maglia Halloween del Napoli ormai se la compreranno solo Meretti e Garcia, a differenza della maglia del portiere Oliver Jonathan Giroud, messa subito in commercio dal Milan. Il business conta e Garcia porta fischi e non soldi, Roberto dell'Ajax. Sì, in effetti poi il Napoli, Garcia ha un contratto biennale, però è anche vero che quindi Napoli giustamente riflette sul esonero in questo senso, dal punto di vista economico, ma poi dopo se il Napoli non va in Champions League, se non supera i gironi, se si depaupera il patrimonio calciatore, se viene Quaraschella su tutti, credo che De Laurentiis in un secondo deciderebbe di sostituire Garcia. Al momento non arrivano notizie di un esonero, riflessioni in atto in casa Napoli. Le chiedo a Pasquale Tina, intanto buongiorno Pasquale. Buongiorno. Prima della tua risposta saluto anche Antonio Floroflores. Ciao Antonio, buongiorno. Buongiorno Dalia, buongiorno a tutti. E grazie per essere con noi, allenatore allievi del Giuliano. Allora Pasquale, al volo, in pochi secondi se sì. Puoi, aggiornamenti, riflessioni ancora in corso oppure si va avanti per il momento? No, guarda, c'è stato un confronto ieri sera dopo la partita con Garcia, con i dirigenti. Credo che sia sotto osservazione in questo momento, credo siano importanti le prossime tre partite, al momento non ho segnali di cambio immediato. Anche perché poi Dario... bisogna anche, diciamo, dire con grande onestà che trovare un sostituto se non, è, non c'è quella il profilo continuità, lo so. Quella continuità tecnica. Stocchi faceva riferimento di Lopetegui tra quelli disponibili per tipo di gioco che propone, addestramento che propone. No, io parlo di allenatori che però conoscano meglio la Serie A. Sono, però ovviamente prendono un allenatore e poi deve ambientarsi, deve conoscere la Serie A a metà anno, potrebbe essere un rischio, quindi non è una soluzione molto facile. Prossime tre, tu dici Verona, Union Berlino e Milan. L'errore commesso in estate pesa, perché l'errore commesso in estate, che non è solo quello sull'allenatore, secondo me anche sul mercato, sono stati in questo momento commessi gli errori, perché con Napoli ieri ha giocato male, si è visto insomma la differenza tra un allenatore che ha preparato la partita e un altro che un giorno e mezzo italiano l'ha preparata, un giorno e mezzo. Un'altra partita, cioè una squadra organizzata e una squadra no, quindi poi al di là insomma di tutto mi sembra la differenza più evidente. C'è anche da dire i cambi, sicuramente ne parlerai, anche quelli hanno lasciato perplesso obiettivamente, però c'è da dire che probabilmente il centrocampo è stato adeguatamente rinforzato, sì. Il primo centrocampista è diventato Caiusse come quarto, probabilmente. Ma Elmas che fine ha fatto? Però ti interrompo, perdono, perché voglio. Che non gioca, voglio coinvolgere Antonio. È vero, Antonio Floro Flores. Tra l'altro, Antonio, devo riconoscerti che avevi detto prima del campionato che la Fiorentina poteva essere una delle sorprese per la zona Champions. E ieri ha dato una lezione di calcio al Napoli. No, perché conosco l'allenatore, l'ho visto allenare.
mi piace tanto, mi piace come fare la partita, mi piace come fa giocare la squadra, positiva, senza paura. Ieri abbiamo mandato una squadra che veniva a prendere la squadra alta, nonostante conosceva di avere un attaccante come Smendi che se li dà profondità ti fa male, quindi consapevole di essere una squadra forte. Secondo te De Laurentiis si è mangiato le mani perché avrebbe dovuto insistere per Italiano? Ma non poco, pure tanto credo, perché come ti ho detto, sempre detto, avrei speso i soldi della buona uscita dell'allenatore della Fiorentina, onestamente, per partire con un progetto importante, però comunque non vuol dire che ti ha preso meno. Purtroppo la situazione è quella che è, sta sotto gli occhi di tutti, e a me, chi vuole fare l'allenatore, vedere questa situazione dispiace, perché purtroppo alla fine è sempre a pagare l'allenatore, ma io credo che pure i giocatori ti devono fare un esame di coscienza, che alla fine è facile dire colpa dell'allenatore, ma in campo ogni volta che un giocatore viene sostituito, oltre a mandare a cagare il mister, ma dimostra mancanza di rispetto per chi entra. E per chi entra, ha detto ieri Lorenzo, ha detto. Stanno troppi episodi del genere. Tre episodi in un mese sono troppi, obiettivamente. No, puoi anche non andare d'accordo con l'allenatore, certo. Ci può stare, perché non sono due giocatori. Però che vuol dire, Antonio, scusa, che l'allenatore non ha il polso dello spogliatoio, che non è credibile per i giocatori? Perché non è che non è credibile, erano magari abituati troppo bene, stavano troppo bene prima con l'allenatore precedente. Dario, l'abbiamo parlato tante volte in trasmissione, purtroppo quando si cambia, giocando un calcio straordinario come faceva a Napoli con Spalletti, io ho paura che faremo la stessa fine di Sarri. Per tanti anni siamo portati l'ombra di Sarri, finiva non arrivato Spalletti e ha imposto un gioco totalmente diverso, è bello da vedere. Ma io dico anche un gioco, però perdonami. Dario, posso fare una domanda? Sì, come no, prego. Antonio, potrebbe essere che di là, insomma, del rispetto, questa situazione qua, io non credo onestamente che non si riconoscano nel gioco che propone Garcia, cioè in quello che Garcia ci quella è l'unica certezza che ti posso dire, che non si riconoscono quello che erano, questo è poco ma sicuro, ma non lo dico io, ma lo dicono i fatti. Sei stato anche grande giocatore. Se Napoli aveva il 70% di possesso palla, oggi c'ha il 45% di possesso palla, probabilmente. Cioè, non si riconoscono in quello che lui dice. Ma infatti, poi il concetto diceva Antonio, te lo chiedo. Prego, Antonio. Prego. No, te lo dico subito. Manca un passaggio banale, che poteva sembrare banale, ok, non lo era. Era un muovere palla sempre, continuamente. Non ti addormentava mai il gioco, stuzzicavano l'avversario per prendere le spalle. Ma hai notato che i calciatori prendono la palla, stoppano, innanzitutto, non giocano a un tocco a due tocchi, non sanno a chi darla. No, non è che non sanno a chi darla, è che comunque le manovre e la metodologia è totalmente diversa. Allenamenti diversi che ti porta a fare una tipologia di gioco diverso, che non vuol dire che l'allenatore non sia bravo, ma che probabilmente i giocatori che dicono: ma come, noi facciamo un calcio spettacolare, ora dobbiamo prendere la palla e perennemente si salta a 100 grammi per arrivare a Osimhen. Ma infatti io ti chiedo, Antonio, al di là poi delle responsabilità di Garcia o della sua presa sullo spogliatoio, è un concetto anche di proporre un gioco che non è adatto alle caratteristiche dei giocatori, oltre che alla volontà degli stessi. Cioè, una questione non solo di volontà dei calciatori, noi siamo abituati a questo, ma sono anche, forse, te lo chiedo, più adatti a giocare in un certo modo, diverso da quello che abbiamo visto, o no? Non lo posso dire, Dario, onestamente. L'abbiamo visto un calcio dove è bellissimo, bellissimo da vedere, e quindi automaticamente pure noi vorremmo tornare a quella tipologia di calcio. Perché quando vedevi il Napoli, di là che uno è un tifoso, io quando vedo il Milano mi fermo a guardarlo perché mi piace come gioca, le idee che propone. Certo, no? Sei allenatore, quindi giustamente. Quando vedevo il Napoli, al di là del gioco, io mi innamoravo quando vedevo i giocatori che tutti volevano la palla. Comunque non c'era ruolo, non è che il terzino c'è il terzino, il terzino veniva a giocare a mediana. Il mezzala che si è abbassato a fare terzino, oppure che si è abbassato di Lorenzo, ieri l'abbiamo visto praticamente fare il terzino anni 80. Ma ti chiedo un'altra cosa, scusa, perché poi il tempo scorre, poi andiamo anche da Pasquale. Le scelte tecnico-tattiche di Garcia nei cambi, ma anche nei cambi di sistema, cioè 4-3-3 all'inizio, si fa male Anghissa, devi recuperare, va bene, metti Raspadori, diciamo va bene, nel senso che vuoi provare a recuperare, dai un messaggio alla squadra, poi però al 57esimo, forse il miglior momento del Napoli, nonostante il palo di Coné, torna indietro il 4-3-3 con Cajuste, con Raspadori esterno destro, quindi confusione, poi di nuovo torna al 4-2-3-1 proponendo Cajuste e Gaetano. Cajuste e Gaetano, bravo Gaetano, ma non è che puoi metterlo allo sbaraglio. Nei due e nei tre ci sono Kvaratskhelia a destra, Raspadori e a sinistra Lindstrom e Simeone, facendo uscire Osimhen. Aggiungo e concludo: Simeone e Osimhen, perché sì, insieme con la Lazio? Intorno c'è confusione tra giocatore, allenatore, tutto. Perché ma ha un senso fare questi cambi di modulo continui?
No, non ha senso, ma probabilmente 4-2-3-1 lui l'ha fatto perché stava perdendo e voleva recuperare la partita. Ma poi stava sbareggiando e il Napoli non aveva grossi rischi. L'ha pareggiato perché Parisi gli ha fatto per caso, indubbiamente. No. Mario, posso un'altra io? Vai, prima della pubblicità, vai. Antonio, c'è un altro aspetto, insomma, che ha lasciato un po' perplesso. Chi conosce la Fiorentina e vede giocare la Fiorentina sa spesso che l'italiano lascia Milenkovic uno contro uno, il difensore Martinez quarta, contro la punta, scusami, Martinez quarta, insomma, magari a volte si aggiunge al centrocampo. Esatto, fa tipo decisivo, decisivo nel gol, il primo gol della Fiorentina. In non aver provato a sfruttare questo mismatch, no, perché comunque Osimhen è più veloce di Milenkovic, può denotare secondo te anche una preparazione forse sbagliata della partita, al di là insomma dei cambi di sistema durante insomma la partita? C'è stato, diciamo, nessuna soluzione contro il pressing alto della Fiorentina, che si conosce che la Fiorentina fa un pressing alto indiavolato per prendere la palla subito. Secondo te è stata preparata male la partita? No, io credo che la Fiorentina avrebbe fatto la sua partita che fa sempre. Sicuramente il Napoli di prima questa partita qua la Fiorentina l'avrebbe preparato diversamente. Giustamente un allenatore guarda le squadre avversarie e capisce quali possono essere i punti deboli e i punti forti, no? Però un giocatore che tu dici è più veloce, ma che è straordinario, Milinkovic come si chiama, quindi fondamentalmente lui consapevole che il suo difensore che è forte se l'è giocata uno contro uno, ma la cosa che prima mi ha lasciato da vedere, bello da vedere, è che comunque recuperava la palla sempre nella metà campo del Napoli, Napoli si riportava anche la propria metà campo, Napoli, devo dire, il tra Napoli altro, ha provato qualche volta a fare il lancio, ma si trova sempre Osimhen con due e per fare la guerra, ma per quanto possa essere forte, per quanto possa avere un strapotere fisico, è un giocatore che in questo momento comunque anche lui sta subendo la situazione Napoli. Certo. Non è in fiducia, no? Diciamo, detta in termini. Ci sono perse tante certezze. Quando va a perdere le certezze automaticamente, ecco. Se prima tiravi da centrocampo e facevi gol, oggi ti ritiri da centrocampo e non lo tiri perché hai paura, perché sai che puoi sbagliare e non hai perso la fiducia che comunque avevi conquistato. Quindi e oggi il giocatore del Napoli, penso che al di là dell'allenatore, questo è una scelta societaria, uno non ci interviene, perché non, ma io da allenatore non vorrei mai essere esonerato e non vorrei mai che un allenatore venisse esonerato, però purtroppo è il calcio, paga sempre l'allenatore, però non è nemmeno bello, io ribadisco e sottolineo questa cosa qua, che ogni volta che si esce si manda a fanculo un allenatore e non fa bene, non faceva, perché aveva calato, è un sintomo, se l'avessero fatto probabilmente la partita se l'avessero vista dalla tribuna, sì, è vero. E quindi ci diamo Osimhen all'inizio campionato che l'ha cacciato, quindi purtroppo i giocatori, noi giocatori mi metto in mezzo perché siamo così, non siamo delle belle teste. A volte insomma avete un caratterino appena si prende il sopravvento, se ha la consapevolezza di essere forti un po' si esagera, se si prende il sopravvento è un problema anche su allenatore, soprattutto se non ha appunto carisma, Il fatto che comunque se vinto uno scudetto si aggiunge quella consapevolezza nei propri mezzi forti e nessuno mai vorrebbe uscire, ma questo è bene, ma comunque ci deve stare un rispetto per il compagno, perché un allenatore non è che ti viene a dire quando sbagli gol, ha sbagliato il gol, certo, non te lo dice. È vero. Quindi Antonio, bisogna portare più rispetto, ma tra di loro, non tanto con l'allenatore, oggi c'è, domani non c'è, ma tra di loro bisogna trovare quell'armonia che c'era, e quella è troppo importante, era la forza del gruppo, era la forza del gruppo che ha fatto esaltare i campioni come Osimhen e Kvaratskhelia. Ti mando un grande abbraccio Antonio, il tempo a disposizione purtroppo è finito, ma è sempre un piacere parlare di calcio con te, lo sai, un abbraccio forte, a presto. Grazie anche a voi, buona giornata. Un abbraccio ad Antonio Forofores e anche a Pasquale Tina, ciao Pasquale, un abbraccio. Ciao Dario, ciao. Pubblicità. Marte Spotlight. Napoli. Marte Spotlight. E allora tantissimi messaggi da parte vostra, vi ringraziamo, questo amico scrive anche con Donadoni furono 8 giornate, poi esonero, buongiorno Dario, un altro amico, Mario Rui ed Elmas sono così inferiori a tutti i subentrati ieri, io no, guarda caro amico non lo so, cioè nel senso assolutamente no, non so perché Elmas soprattutto, ma non può giocare a centrocampo, ha un divieto, cioè non è possibile non utilizzare Elmas, è stato il primo cambio l'anno scorso, ora non è che entra Elmas e il Napoli vince 5-2 per carità, però è proprio un non senso non utilizzarlo, e neanche Mario Rui. Peppe, prenderesti, scrive Peppe, prenderesti Tudor, potrebbe essere una bella scommessa, non lo so, anche Tudor ha un modo di giocare non proprio adatto a questa squadra, però chiaramente è uno dei pochi di quelli liberi che conosce la Serie A. Franco D'Avella scrive un messaggio lunghissimo, però Garcia non mi conviene
convinceva già da quando è arrivato, ma ora non lo sto proprio più capendo e forse non riescono a capirlo neanche i calciatori. Il problema è quale allenatore prendere in questo momento del campionato, che sappia valorizzare i giocatori, eccetera eccetera. Sì, effettivamente quella è anche la discussione, perché se ci fosse stato uno Spalletti, un Sarri, ma anche un po' di meno libero, probabilmente già avrebbe fatto una scelta De Laurentiis. Ivan scrive: il delirio di onnipotenza del presidente, sottovalutando l'importanza di Giuntoli, ha portato a Napoli Garcia, Caius, Lindström, e queste sono le conseguenze. Adesso faccio un passo indietro e risolvo il problema allenatore. Tra l'altro, sto fatto che gli azzurri non si vedono mai in ritiro, non so, non si è capito se insomma non c'è l'albergo disponibile. Mi sembra anche una cosa che potrebbe incidere tra le tante cose nella testa dei calciatori. Vedendo il calendario: Verona, Unione Berlino, Milan, Salernitana, Real Madrid, Inter e Juve, il Napoli all'altezza di giocare al meglio, va esonerato subito per non arrivare impreparati dopo, scrive Fabio. Si parla di una fiducia a tempo per le prossime tre partite dopo la sosta. In una settimana il Napoli affronterà Verona il sabato, poi Unione Berlino in Champions League e poi la sfida al Maradona con il Milan. Dino scrive: secondo me Garcia sta fuori, ha detto di aver messo Raspadori per Anghissà perché voleva un giocatore offensivo, dimenticando che il camerunense si era infortunato. Sì, sta molto confuso anche lui. Garcia deve dare le dimissioni a Napoli, ci vuole un allenatore come Thiago Motta con volontà di emergere. Non ci dimentichiamo che siamo i campioni in carica. Ma Thiago Motta, ho capito che tu hai fatto un esempio, è chiaramente non disponibile. Se li metti male in campo certamente sono confusi, non sanno cosa fare. Ancora messaggi: la squadra quando è andato via Spalletti non ha perso un allenatore ma una guida. Inoltre Spalletti non ha mai scaricato colpe facendo da scudo alla squadra. Camillo, bravissimo. Nella comunicazione disastroso Garcia, solo ieri a un certo punto quasi contro voi ha detto: mi prendo io la responsabilità di quanto sta accadendo, non in modo convinto, come forse non convince la squadra. Per eliminare ogni dubbio che siano anche i calciatori responsabili di questo scempio, l'unica strada è cambiare allenatore. Quindi dove vai Garcia deve essere cacciato. Intanto cosa deve fare la società in questi momenti? Ne parliamo anche con il direttore sportivo esperto, presidente, anche uno dei maggiori e più apprezzati dirigenti sportivi del panorama italiano, Fabrizio Lucchesi. Direttore, buongiorno. Buongiorno ragazzi, buongiorno a voi. Buongiorno. L'ha capito, no? Situazione incandescente qui a Napoli, detto che i risultati sono superiori ai segnali, che sono ancora più negativi. Una società che deve fare in questo momento? Deve riflettere, c'è la pausa, deve cambiare, sì oppure non deve cambiare, perché? Ma guarda, innanzitutto la cosa più difficile da fare è non fare nulla, nel senso, ecco. Mi spiego meglio, evitare di fare confusione alla confusione. L'analisi serena che loro internamente faranno più serena della nostra, perché hanno le menti più dei nostri per capire la loro, dice internamente al management azzurro, è quella di capire senti, perché che noi non sappiamo certamente i dati di fatto, che in parte erano aspettabili, perché comunque la nuova guida, qualche giocatore, ma comunque il cambio dell'allenatore è importante, il nuovo allenatore comunque ha bisogno del tempo, ecco, non fare nulla per dire non facciamo confusione. Poi il problema va affrontato. Io sono di coloro i quali pensano che le cose vanno affrontate, non aspettare. Benissimo, che si d'accordo. Da sole. Però adesso devi stare attento a non mangiare, cioè devi aspettare che la gallina lo deponga l'uovo prima di mangiarlo. Allora c'è da capire prima, e obiettivamente capire non vuol dire agire anche sulla base di un sentimento emotivo che ha portato ad un successo o francamente da una prestazione. Ho visto la partita ieri anche da una prestazione sinceramente un po' sottotono, ma c'era in parte da aspettarselo, bisogna essere onesti, quindi c'è da capire quanto la questione è recuperabile oppure no. Sicuramente quindi una società avveduta, Lucchesi ha detto come al solito una cosa molto interessante, l'unica cosa che non deve fare è non fare nulla. Quindi qualcosa deve fare, che non significa per forza esonerare Garcia, ma intervenire ieri in riunione, oggi anche, ma anche cos'altro per esempio? Non dico il ritiro, che ormai è old style, rientriamo nell'old style di Garcia, poi diventa anni 80 proprio, però dico in generale, adesso una battuta, anzi mi faccio salutare anche Teresa, signora Teresa d'Arco Felice, che ci segue con grande attenzione. Però cosa si può fare? Convocare i calciatori, convocare Garcia, no. Mettere un dirigente più vicino alla squadra? No, lo stanno già facendo. Tu non puoi, quando dico nulla, voglio dire evitare di creare o di creare dei meccanismi attraverso i quali tassiti e dai soddisfazione
a quell'atteggiamento che è quello di chi vuol fare qualcosa per aiutare, ma in realtà va a fare confusione. Oggi ci sono delle persone proposte, è una società molto verticistica, c'è un presidente, padre padrone, c'è un direttore fresco, c'è un direttore fresco, ma un ragazzo intelligente. L'allenatore non conosce l'ambiente, lo conosce da poco, però un allenatore, voglio dire, non è del primo pelo. La squadra ho 9-11esimi, quella dell'anno scorso, lì ci sono degli elementi da parte della società, cioè fermi per poter, mentre noi stiamo parlando, loro hanno già parlato con qualche giocatore, hanno già parlato con sicuramente, stanno portando avanti il discorso. L'importante è evitare di fare altra confusione. Io però così. Stanno parlando, evitare di fare, non ho capito, direttore, è saltata la linea. Confusione, che già c'è la confusione. È già l'unica cosa che non porta punti, ragazzi. La confusione non porta punti. Allora, se ce n'è troppo o ce n'è un po', evitiamo di farne altra al fine di capire quali sono i problemi pesanti, dove mettere le mani, perché se li metti dove non vanno messe, fai altro confusione. Fai peggio, direttore. Ma in questo senso, tre calciatori che in un mese mandano a quel paese allenatore per i cambi, ovvero Politano ieri dopo Kvaratskhelia e Osimhen, che tipo di segnale è? Che l'allenatore non ha il polso, non ha carisma, non ha, ha perso credibilità nello spogliatoio, o che i calciatori devono un po' abbassare la cresta? Beh, se i giocatori non abbassano la cresta per principio, perché assolutamente, fare i calciatori, la società fa la società e l'allenatore fa l'allenatore. Quindi multa immediata, no? Per esempio. Io credo che ci siano intervenuti in questo senso, perché poi alla fine vedi, se il gesto del giocatore è un gesto così sporadico, occasionale, ma in fondo il Napoli ha bravi ragazzi, prima di tutto, ha bravi calciatori. Io credo che l'allenatore che veniva dopo uno scudetto a Napoli dopo 30 anni, dopo Spalletti che era la guida di questo percorso, ho sentito prima un discorso di un vostro ascoltatore, era la guida, non era solo l'allenatore, con due giocatori in meno, ma ripetersi è sempre difficile. Guardate, ragazzi, che è difficile affrontare questa stagione, però si limitano i danni o si cerca di limitare brutte figure se si risolvono un po' di problemi. Io credo che questo sia il tema su cui sta lavorando la società, nelle sedi per stanze, ma chi poi deve fare qualcosa lo dovrà fare, non aspettare che vada a posto da solo, perché poi sennò le cose cominciano a rotolare male. Direttore, grazie, un grandissimo abbraccio, a presto. A voi. Grazie a Fabrizio Lucchesi, siamo in chiusura, torniamo dalle 20 alle 21 con Marte Sport Live della sera con Emanuela Castelli. Un messaggio finale che ci dà un sorriso, questo amico lo fa spesso: due sconfitte prima della sosta, Garcia avvocato delle pause perse, per non piangere un sorriso. Grazie, mi hai fatto sorridere, caro amico, così come vi terranno compagnia in modo brillante Marta Martinez e Gigio Rosa tra pochissimo con Sulle Mani. Grazie per averci seguito, grazie a tanti messaggi, ai tanti che hanno scritto messaggi ai quali non ho dato spazio, ma ci siete in tantissimi per fortuna nostra. Da parte mia, Dario Sarnatale è tutto, grazie a Mario Palleggiano, ovviamente seguite sempre Radio Marte, ciao a tutti.